Aldo Amoni, presidente di Eptaconf Commercio Umbria, che organizza per la 37esima volta Expo Casa, quindi sarà un'edizione molto interessante come sempre. Si tratta della più grande mostra del settore del centro Italia praticamente, e quindi sarà dal 2 al 10 marzo a Umbria Fiere di Bassia Umbra. Quali sono le novità? La novità prima in assoluto, che l'ho detto prima in conferenza stampa, che è il terzo anno che abbiamo questa sinergia con l'Accademia delle Belle Arti, adesso abbiamo giunto il Dipartimento di Ingegneria della provincia di Perugia. Quindi questa è una grossa novità perché ci ha aiutato finora ad elevare il livello qualitativo della mostra. Prima avevamo un livello quantitativo, oggi anche non solo quantitativo ma anche qualitativo, ma il qualitativo aumenta anche il quantitativo, che è importante nella mostra. Le novità in assoluto, abbiamo veramente una grossa partecipazione di espositori, 25.000 metri quadrati, 8 padiglioni, e poi abbiamo fatto un padiglione esterno perché, per non dire no a tante imprese, perché noi veniamo dal commercio, rappresentiamo la Confcommercio, quindi diciamo facciamo queste cose quasi esclusivamente per aiutare l'economia del commercio, del terziario, per aiutarlo nelle loro vendite e nelle loro prestazioni. Quindi diciamo questo è quello che è l'obiettivo. Le novità in assoluto, ci sono delle grandi novità, però io non ve le dico perché sennò dopo non venite a vedere l'Expo Casa. Dovete venire a vedere l'Expo Casa perché effettivamente dall'ingresso, che quest'anno è ancora più accattivante e ancora più crea curiosità, a tutti i padiglioni che abbiamo creato, che Piazza Tegra la conoscete, sono 3 anni che facciamo, e Piazza Tegra secondo me è stato proprio il fulcro della qualità dell'Expo Casa. Naturalmente ci saranno anche tanti ospiti importanti, ingegneri, architetti, e la collaborazione con enti e associazioni del territorio. Sì, è vero, e con l'occasione mi dà l'opportunità di ringraziare queste associazioni che ci hanno aiutato: l'Umbria Fiere, la società Staff che fa gli allestimenti, la Confcommercio che ci dà sostegno, e anche altre, la Tecla che effettivamente è proprietaria della piazza, e abbiamo un'altra società, si chiama DIC, la Polis. Ringraziamo tutte queste associazioni per far sì che si possa avere questo grande evento, che non è solo Centro Italia, ma ho scoperto che Centro Italia e anche Sud Italia, l'unico evento rimasto dopo quelli che abbiamo dalla Emilia Romagna, che sono due, uno a Milano e uno dovrebbe essere in Romagna, noi abbiamo questo grande evento che effettivamente porta una bella qualità, e chiedo una riconoscenza. Non dico un contributo perché non ce l'hanno dato mai il contributo i nostri politici della regione, perlomeno una riconoscenza di quello che facciamo. Siamo con l'ingegnere Alessio Lutazzi di Geseno, il responsabile impianti di Geseno, Geseno che partecipa e dà il proprio contributo ad Expo Casa. Si tratta di un contributo molto importante perché si parla di riuso, riutilizzo dei materiali, riciclo, quindi ecco, è sicuramente un tema importante e insomma attuale. Sì, Geseno ha raccolto questo invito formulato dal professor Belardi e da tutta l'associazione di Expo Casa per contribuire in maniera fattiva alla diffusione di quella che è l'educazione ambientale. In particolare sono state raccolte 20.000 bottiglie, circa 20.000 bottiglie, che, con le quali verrà fatta una realizzazione, verrà creata la porta d'ingresso a questa importante manifestazione. Questo si inserisce all'interno di un progetto di educazione ambientale per la quale appunto Geseno è sempre in prima linea. Nel solo mese di febbraio nei nostri impianti hanno trovato l'ingresso oltre 400 studenti per essere sensibilizzati in quelle che sono le tematiche dell'economia circolare, del recupero, della raccolta differenziata, del riutilizzo dei materiali. Con Expo Casa quindi vogliamo offrire a tutti quelli che sono i visitatori un focus specifico, un'attenzione specifica sulla plastica, sul recupero, in maniera tale che la plastica possa trovare una seconda vita con nuove realizzazioni, sottraendole a tutte quelle che sono le questioni di inquinamento della nostra società. Siamo con il professor Paolo Belardi, professore e presidente del corso di laurea in design del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia. E c'è un progetto all'interno di Expo Casa bellissimo, ormai il terzo anno praticamente che lo portate avanti. Di che cosa si tratta, cosa vedranno i visitatori? Sì, un progetto triennale intitolato Open Minds. Quest'anno il titolo è New Humanistic Experience, costruire futuri. Quello che abbiamo cercato di fare è suggellato dall'edizione di quest'anno. Abbiamo cercato di riportare l'uomo al centro dell'abitare, abbiamo pensato che la componente umanistica dovesse essere recuperata e l'abbiamo fatto.
Quindi si parlerà non meramente di tecnologia, non meramente di normativa, si parlerà anche di cultura, si parlerà di attenzione per l'ambiente, per l'uomo in senso lato. Questo è il senso di questa edizione. Il nostro compito era quello di portare i tecnici, i professionisti, i giovani, gli studenti. Credo che quest'anno suggellerà il conseguimento di questo risultato, perché come negli anni passati, ma ancor più, ci saranno molti tecnici e molti studenti.